lo sviluppo e la crescita dei territori, industria compatibile con l'ambiente, agricoltura e turismo. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, intervenendo ai lavori del convegno Scenari Futuri e Sostenibilità della Raffinazione in Italia e in Sicilia, ha mostrato tutta l'intenzione del governo regionale di mettere in primo piano la questione industriale siracusana. Ad aprire i lavori il prefetto Giuseppe Castaldo, mentre in platea vi erano tra gli altri parlamentari nazionali Stefano Prestigiacomo, Maria Marzana e Filippo Scerra, la deputata regionale Rossana Cannata, i sindaci di Avola Luca Cannata e il sindaco di Meriglia Giuseppe Carta. Presidente della Regione Nello Musumeci, concludendo i lavori, ha detto: «Ho ascoltato con interesse le relazioni che hanno esposto il valore importante dell'industria della raffinazione. Esse continuano ad offrire opportunità di lavoro e di sviluppo e la politica è chiamata a fare una scelta condivisa per il territorio. Occorre superare le incertezze normative scrivendo insieme le regole per assicurare lo sviluppo sostenibile. Abbiamo già sottoscritto per Gela il protocollo per l'attrazione di nuovi investimenti insieme al MISE e messo in piedi la cabina di regia con le autorità del sistema portuale della Sicilia per l'attuazione della ZES, il cui piano strategico è già in lavorazione e verrà presentato alla Presidenza del Consiglio tra 3 mesi. Abbiamo avviato l'assunzione all'ARPA e riscriveremo il piano industriale per l'attuazione delle bonifiche. Tutto verrà fatto in maniera condivisa per lo sviluppo e la crescita dei territori. Industria compatibile con l'ambiente, agricoltura e turismo». Presidente della Regione Nello Musumeci, un importante convegno oggi in Confindustria, si parla di scenari futuri, di prospettiva della zona industriale e non solo siracusana ma anche in Sicilia. Sì, sono contento di essere qui, ho aderito all'invito di Confindustria e devo dire che sono qui soprattutto per ascoltare. Voglio capire quali sono le ragioni dei petrolieri, quali sono i loro programmi, le loro prospettive. Poi spetterà alla politica coniugarle con le esigenze di un sano e compatibile sviluppo del territorio. Finora devo dire che la politica è stata latitante e le conseguenze sono state assai disastrose, non soltanto per quest'area industriale, complessivamente per il polo di Milazzo, Gela, oltre che quello di Siracusa. Quindi noi abbiamo bisogno di inventare una nuova politica industriale in un contesto in cui l'industria del petrolio registra una preoccupante crisi, ma al tempo stesso c'è una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, del territorio, perché questa disarmante stagione di avvelenamenti che ha caratterizzato per 50-60 anni alcune aree industriali siciliane debba essere presto soltanto un ricordo, quindi bonifiche, quindi conversione industriale, quindi rispetto per l'ambiente e al tempo stesso tutela dei posti di lavoro, dell'occupazione e sviluppi compatibili. Presidente, mi lasci dire, poco fa hai detto di bonifiche, però nell'ottica delle bonifiche naturalmente va in contrasto quello che è sorto il piano paesaggistico della provincia di Siracusa, dove ahimè crea dei problemi, dei gap per lo sviluppo industriale. Ho saputo anche questo, naturalmente appartiene a esperienze precedenti al mio governo, ci stiamo occupando anche di questo, presto incontrerò i responsabili delle 9 sovrintendenze siciliane. Il piano, come sapete, ha una validità quinquennale, quindi dobbiamo aspettare che si arrivi alla scadenza per la revisione, ma se ci sono macroscopiche iniquità bisogna intervenire e correggerle. Noi non dobbiamo essere né eccessivamente intransigenti né eccessivamente tolleranti, dobbiamo trovare il giusto equilibrio perché il lavoro possa essere compatibile con la salute e l'ambiente. È un impegno difficile della politica, ma dobbiamo saperlo fare.